Wasabi o tsuke. Neta o noseru. Dal lato sinistro il pesce. E il wasabi con questo dito. Il wasabi si mette sempre sul pesce. Non sul riso. Ciao, mi chiamo Endo. Sono proprietario e chef di Endo at Rotunda White City. Ma ima de 26 nenkan sushi wa yatte imasu ga, kyou wa iroiro na video flip o mite, ma iroiro na sushi chef ga performance shite iru no o mite, ma watashi ga judgment o shimasu. Conosco lo sfondo di questo ristorante a New York. È il Nakazawa. Ed è molto famoso. Anche nel mio ristorante di sushi a White City. Tutti. Il 100% delle persone mangia il sushi con le mani. Lo zenzero è ottimo per pulire il palato. E lo sono anche i sottaceti. Per questo vengono serviti a parte. Lo zenzero va bene, sì. No way he gets that job. Because he can't do that job. In quel ristorante, come anche nel mio, si sta molto vicini ai clienti. Ecco perché, se fai così, poi finisce che tutti gli altri lo guardano. Direi che, come dire, credo sentano l'imbarazzo. Vorrei davvero che tutti spegnessero il cellulare. Stanno così per 2 ore e mezza. Direi loro di darmelo, per poter condividere questo tempo. Se questo, lo facessi davanti a me. Forse smetterei di fare il sushi. Fanno come se. Come fosse una piscina fatta di salsa di soia. Il sushi messo dentro una piscina di salsa di soia. Lo intingono per bene. E poi lo mangiano così. This man is an artist. He had to spend 10 years learning how to make the tamago. The egg. The egg! Tamago è sgoku.寿司屋の中で重要な仕事の一つなんですけれども、僕は卵まで行き着くまでに5年かかりました。4年間は魚の掃除やお茶を入れたり、まあ、レストランをきれいにしたりとか、まあ、そういうことが主だったんですけれども、10年はちょっと行き過ぎですけど、でもすごく大切なものではあることは確かです。 Per il rispetto che dimostra. È come se tutti possedessero più conoscenze di prima. 10 su 10, è così. Oh, bel bancone. Ci sono 2 menù, gli stessi. Appesi al muro, ma a 2 prezzi diversi. Cosa c'è di diverso? Calamaro. Ventriglio, capesante, e calamaro. E per i 2 calamari, ci sono 2 prezzi diversi. 2 prezzi. You've heard the stories about him. で、僕はまあフグのライセンスはすごく大切であって、まあ僕は東京と京都のフグのライセンスを持っています。で、もし持っていないとお店でクッキングすることは絶対できなくて。ロフィッシュ、very fatal。フグにはたくさんの種類がありまして、まあ一つのフグでも皮がダメなものがあったり、皮も食べれるものがあったり、まあ基本的に内臓は全て食べられません。 で、もしその血がついていた場合とかでも、まあ食べた量によりますけれども、すぐそのまま死ぬ場合もありますので、十分気をつける必要があります。基本的に、まあタッチするのは問題ないですが、基本的に日本の保健所の規定で全てセパレートに、まな板も包丁もグローブも全て別にフグ用にやる必要があります。 Queste che vedete sono le interiora. Prima devi togliere le interiora, altrimenti non si può mangiare. Le interiora che rimuovo le metto in un contenitore. Quindi lo chiudo, e poi lo nascondo. E il giorno dopo, la persona addetta viene a prenderle. Quello che ho visto in questa clip è più che altro moda. Non è realismo, purtroppo. Questa preparazione e questa preparazione non è perfetta, ma 10 su 6 punti di più. È una cosa piuttosto pericolosa. Dal lato sinistro il pesce. E il wasabi con questo dito. Il wasabi si mette sempre sul pesce. Non sul riso. Il riso è morbidissimo. Come ci metti il wasabi? Perché se si fa pressione quando si mette il wasabi, il riso poi si rompe.
pesce a sinistra e a destra prendi il riso. Poi col dito prendi il wasabi, in questo modo. Ma il sushi è generalmente dentro l'aria e tenere il tiro è una condizione necessaria, quindi non troppo forte. Oltre il 90% dei ristoranti di sushi nel mondo lo usa. Ma alcune persone usano l'acciaio inossidabile. Ma per me, questo resta il migliore. Alcuni con un dito, altri due. Ma sono due, sempre due dita. Ma ci sono tante tecniche, ma quello che ho imparato, che ho imparato, è un tegaishi, un metodo che probabilmente è il più antico per il nigiri. それは後手の後手でおにぎりを完成させるんですが、まあ、後手以上かかるということは要は板前のエゴでしかないと僕のマスターはそう言ってます。でなぜかというと少なくタッチをすることでやはり指紋や人間の体温が魚に移らないということが前提にすごく大切なことだと思うからだと思います。あれはもう漫画の世界なのでコメントができないというか漫画の世界は何でもありだしコメントが非常に難しいです。はい。Forse è un 3 o 4. こう骨、魚のそのままで骨だけ取るというのは生の状態では非常に難しいと思います。でも私も私の父親も私の先生も骨だけ取る時というのは、まあ、最初に全てグリルをして焼いた後に骨だけ抜くという方法は比較的簡単にできると思います。Non uso un coltello per tutto, perché non ha senso. Questo è il deba, si usa solo per filettare. Questo coltello qui, invece, è chiamato nakiri. Il nakiri è utilizzato per le verdure. In poche parole, è un coltello da verdura. Secondo a partire dalla preparazione, fino al servizio, uso almeno 7 coltelli diversi. Ma いろいろなタイプの寿司板前がいますが、まあ、僕の師匠は全てにおいて違うナイフを使えという教えを受けたので、僕はマグロはマグロ、白身は白身、貝は貝、全て違う魚には違うナイフを使います。Per ogni pesce, cambio coltello.Quello per il tonno è più lungo. Il filetto è piuttosto spesso. Ma in generale, quello per il sushi è più ampio. Credo che qui stia prendendo la carne scura. E sono d'accordo, è incredibilmente buona. Uso la gran seola nel mio menù, in Cornovaglia. Non saprei come mangiare le gambe. Magari togliendo la polpa interna.基本的に殻はすごく美味しい旨味の要素がたくさんあるので、まあ、香りも強いですし僕らはそれを炒めて焼いた後に出汁と一緒に煮ることで素晴らしい出汁が出ます本当にいろいろなやり方があるので一つとは言えませんがオクトパスが、まあ、タコがある時にヒットすることで中の細胞を破壊することでその後にクッキングをするときに細胞が破壊されることで柔らかくなるという、まあ、やり方もあります例えばスペインとかだと一回フリーズ冷凍にしてから使うことでそれも同じ考え方で、細胞が全て破壊されるという同じ方法だと思います日本は、まあ、叩くというのはすごく昔から、まあ、ティピカルなやり方ですA molti clienti non piace il pesce crudo, però vogliono il sushi. Una fiamma ossidrica, è un po' alla griglia. Saranno felici di mangiarlo. Boku wa, ma, gorotochi wa tsukaimasen. De, naze tsukawanai ka to iu to, ma, gas no nioi, toiu mono ga ichiban juyou. Sugoi, o sakana wa sensitive na no de, gas no nioi ga sukoshi tsuku dake demo, mattaku chigau aji ni natte shimau no de, ma, boku wa susumenai desu shi.まあ、東京で僕の知り合いの、まあ、良い寿司屋さんでも使っているところはありません。Questo è un ottimo punto, molto interessante. Perché in Giappone, sopra il sushi, il wasabi non lo si mette mai. Ma da quando ho aperto a Londra, quindi dal 2006,
tutti mi chiedono sempre del wasabi extra. La ragione per cui accade è che non saprei dire quanti ristoranti abbiano il wasabi fresco. Ecco perché tutti ne chiedono di più, perché tutti usano del wasabi in polvere, eppure congelato. Il mio ristorante usa solo wasabi fresco che importo dal Giappone. Non serve averne in più se quello che hai già è del wasabi fresco. Penso che a questa clip darò un 7 o 8. È molto comune e molto essenziale. Sì, dipende dal pesce e anche da quanti grammi. Di solito la porzione varia da 8 a 11 grammi. È piuttosto comune. Ma va bene. Ecco, sono davvero molti i clienti che me lo chiedono. Molti chef di sushi danno delle spiegazioni su come si deve mangiare il sushi. E tutti dicono che il pesce tocca la lingua e quindi il riso va rivolto verso l'alto. Ma per me non ha senso. Ecco perché spiego sempre ai miei clienti che si deve tenere il sushi a 45 gradi. La parte con il pesce non dovrebbe toccare per prima la lingua. Perché il mio sushi ha un po' di sale in superficie e note agrumate. Perciò, se la lingua tocca prima gli agrumi, si sentirà solo il sapore agrumato. Ed è un sapore troppo forte, anche dopo aver buttato giù il boccone per continuare. Per me il sushi, il riso e il pesce vanno a 45 gradi, così. Mangia mordendo e gustando due sapori insieme. Questo per me ha più senso. Me l'aveva detto anche mio padre. Secondo me. Un 9. Okari, nani shimasu ka? Maguro no butsu. Hai. Allora, dicono che abbia ordinato il maguro, che è praticamente come un sashimi, ma tagliato in modo più casuale. Prima forse è il caso di togliere la fibra. Nella parte anteriore c'è una grossa fibra, quella bianca.例えばお腹の一番端ですとか骨についているには、スプーンで取った方が中に筋が全くないので食べた時のすっきり感とあと味わいというのは全く違うと思います。その細かく切るのもその、やり方としては一つありますけど、やはり部署によってはこうスプーンで引っかいた方が僕はいいというふうに思うこともあります。 Usare le bacchette è meglio. Sì. Da cliente non vorresti mangiare qualcosa che è stato toccato troppe volte. Ma dobbiamo tenere in considerazione anche la nostra apparenza, davanti ai clienti. I clienti ci osservano, notano come sei vestito, se sei elegante. Questo è uno dei modi di cui parlavo. Per me, il wasabi va sempre sopra il pesce. Poi si mette la salsa di soia, e si mangia. Questo è il mio modo. Io controllo bene il wasabi, misuro quanto metterne, e lo stesso per la salsa di soia. Un equilibrio. Ma quello è un altro modo ancora. Nessuna lamentela. Questa clip è molto realistica. Forse 10 su 10. C'è realismo. 8 parts rice vinegar, 4 parts sugar, 1 part sea salt. 8, 4, 1, ok? Ma shari-kiri-to-yu-no-wa-hobo... Ma osushi-wa... Gohan-ga 80%を占めるぐらい... お寿司の中でご飯はすごく大切で、まあその工程の中でもお酢をお米に混ぜるという工程はすごく神経を使う工程であります。で、なるべくタッチをせず、ご飯をなるべく空気を当てながらお酢を当てる。そのためには限りなく少なく切る方がいいわけで。 Cut the rice at a 45 degree angle. Mix them thoroughly so that every grain of rice is seasoned. Sì, giusto, è vero. Forse più angolazione, credo, un po' di più. 僕はまあ僕の弟子たちにはなるべく宮島をフラットにし、タッチする回数を少なくしろと伝えています。 Nel mio caso, se il mio staff facesse lo stesso, forse porterei con me una mazza o qualcosa del genere. Non per colpirli certo, ma per metter loro pressione. Slicing this like the sushi chefs do. They cut against the grain. それももし彼女が理由が分かっていてそのラインを切っているなら別だけれども、あれは完全にただ切っているだけなので。
で魚によっては部位によってラインも違いますし、それをちゃんと分かって切らないと食べた時にテクスチャーも悪くなりますし、お客さんはまあ不快感を示すと思います。Lo raccomando sempre. Se fai il sushi, devi avere le mani fredde. Magari le passi sotto acqua molto fredda. Le immergi per un po', all'incirca per 20 o 30 secondi. Devono essere fredde, è importante, e anche prima di toccare il riso, le bagni con un po' d'acqua. E con la mano bagnata poi puoi lavorare meglio il riso. Questa clip la trovo realistica, perché in fondo è un principiante. Ecco perché do un 7. È una scena decisamente interessante. Perché nel mio ristorante è l'omakase è da 20 portate. E poi tra i vari piatti di sushi, ci metto delle porzioncine di cibi caldi. Solo perché mangiare troppo riso riempie tanto lo stomaco. Altra ragione per cui penso sempre all'equilibrio totale. Mangia velocemente. Non consiglio nemmeno questo. Si mangia velocemente, ma così è troppo. Di base, il mio sushi dura al massimo 3 secondi. Perché offro porzioni singole di sushi, ed inoltre controllo la temperatura. Ne servo uno ad uno. Ecco perché forse alcune persone che guardano il mio Instagram conoscono la mia foto del sushi. Perché dico sempre, mangia veloce, mangia veloce. Ma lì tutto il sushi è già stato messo su un unico piatto. È tutto pronto. E non c'è nemmeno bisogno di controllare la temperatura qui. Darò un 8, è molto realistico. E questa scena è davvero molto comune al di fuori del Giappone. Una cosa impossibile. Questo si potrebbe considerare. Come dire? Il futuro della prossima generazione, il prossimo passo o livello. È molto importante capire quale coltello va bene per te. Non compro mai un coltello online. Non ha senso, devo toccarlo, sentirlo, perché il coltello lo considero un po' come la mia estensione del braccio. ナイフを買うということは非常に難しいと思うんですが、僕は基本的に通信販売というものをあまり信用しないので、やはり自分の手で見て触って何が一番いいのか、例えば同じ柳の包丁でももう100、200種類あるわけで、その中で自分の1本というものを選ぶときに、やはり自分でタッチして自分で触って感覚を見極めて買うのが一番いいと思います。で、僕はもう26年もやってるので、まあ、既製品では僕はもう満足しなくなってしまったので、もうしょうがないので、僕がこういう、まあ、カスタムメイドをほとんどのナイフをしてもらっています。僕は大阪と京都で作ってもらっています。 Non posso commentare più di tanto. Perché ad essere onesti, sono cose molto difficili da giudicare. 見ていただいてありがとうございます。この後ビデオをクリックボタンをクリックしてエンジョイしてください。